un po' male a testa perché me l'ha sbattuta contro la mano. La sua porta è chiusa, ci sono le chiavi dietro. Si girano lungo la via guardando all'interno dell'autovettura in sosta, probabilmente con l'intenzione di perpetrare un furto. Andiamo. Prego, venga qua. Siedi un attimo, siedi. Volpe 01, buonasera, sono forte e chiari controlli. 302 ricevuto, buon lavoro. Siamo a disposizione della centrale per qualche intervento, qualcosa, oppure qualche controllo di iniziativa. Quante ore dura il vostro turno? Allora, il turno serale è 5 ore, che recuperiamo con la notte che facciamo 7 ore. Che facciamo 19, 24, 13, 19, 7, 13 e 07. Adesso ho la patente va via. Una donna passante ha provato ad intromettersi e in quel momento lui ha iniziato a prendere a calci la ragazza. Glielo dici tu, sono caduto qua, no? Che fece non diciamo? Rapine in banca, furti, estorsione, riciclaggio. Se siamo venuti è perché qualcuno ci ha chiamato, non è che vengo io perché voglio passare da qui. Farinosi, non aveva mai avuto questi comportamenti. Tu ti rendi conto quello che è successo? Quindi mi sembra inopportuno che non venga formalizzato nulla. Non lo so, mi ha dato un morso. Poi vabbè, il dito. C'è qualche capello? Sì. E un po' mi fa male la testa perché me l'ha sbattuta contro la mano. Se non presenti una denuncia, noi ti stiamo avvisando che comunque da qui a breve potrebbe succedere ben altro. Perché sai benissimo che se questo succede nella normalità, prova a immaginare cosa potrebbe succedere se tu non fai nulla. È stata una lite fra due che si stanno frequentando. Non ci sono gli estremi per procedere in nessun senso d'ufficio. È la ragazza che dovrà fare querela entro 3 mesi, dovrà manifestare la volontà di punire l'altro ragazzo per questo comportamento. La prognosi dovrebbe superare i 20 giorni per essere procedibile d'ufficio. Lei si è difesa bene, perché comunque lui ce l'aveva qualche graffio, lei ce l'aveva la chiave in mano, non so se hai notato, quindi si è difesa bene. Lui taglia chiave.